ocean, as long as the city motion to the mountain. Io considero il sottotitolo di questo, di questa serata, credetemi, è l'Europa è casa nostra. Poi ne parliamo, entriamo in tutti i particolari, ma ricordatevelo che l'Europa è casa nostra. E quando ho sentito questa Home Again ho detto, lei non l'ha scritta per l'Europa, ma ci sta così bene. 60 is sexy è il mio complimento all'Unione Europea e all'Europa che compie 60 anni. I trattati di Roma sono del marzo del 57, hanno appena compiuto 60 anni e questa Europa su cui i politici di tutti i paesi, quelli poco furbi, si divertono a dire male, compie 60 anni ed è una sessantenne piuttosto in forma e sexy. Avevamo queste folate di ragazzine svedesi che arrivavano e quando uno vedeva un pullman di Göteborg scaricare 30 ragazzine svedesi a 16 anni diceva questo è il paradiso terrestre. Se questa è l'Europa mi piace un casino. L'Europa intanto è il nostro passato, un passato senza guerra, che è un piccolo dettaglio molto importante, è il nostro presente e se saremo bravi anche il nostro futuro. Come vediamo, però la verità è che ci sono 28 paesi in pace che lavorano, commerciano, si scambiano persone, beni e servizi, non è poco, eh. Ecco, io il mio Erasmus l'ho fatto a Parigi, Beppe è andato a scuola d'Europa in Inghilterra, poi a Bruxelles, io in Francia e secondo me sono proprio il Regno Unito e la Francia le due nazioni chiave per capire dove va l'Europa nel 2017, per capire l'Europa e l'Unione Europea di quest'anno. L'Europa è pessimista, prudente, pratica e parsimoniosa, come un banchiere all'antica. Ha imparato a fare tutto con calma. Anche quando fosse necessario o utile una certa sollecitudine. Ci sono donne che hanno la fortuna di essere belle e brave, io sono molto fortunato a lavorare con loro. Una si chiama Arta Rizzi, è un'attrice romana, ha studiato in Inghilterra, ha fatto con me lo spettacolo teatrale, si chiama La vita è un viaggio. Con lei c'era Elisabetta Spada, che invece vive a Bruxelles. È una cantante, una musicista con una voce incantevole e poi la terza si chiama Stefania Chiale, è una giornalista, lavora al Corriere della Sera insieme a me, tante volte sul palco con me, quindi sono tre donne ma lo vedo nella mia professione, le donne sono più brave di noi, dobbiamo farci una ragione. You blow the dance floor.